Amici cacciatori di All For Hunters, parliamo oggi di un fermatore d'eccellenza, di un cane che porta già nell'etimologia del suo nome la sua dote di puntatore. Il signore del vento, parliamo del pointer inglese. Un cane selezionato a partire dalla seconda metà del 1700 per diventare quello che oggi conosciamo, un atleta perfetto, agile ed instancabile. Il suo fisico ci testimonia infatti già la sua predisposizione a quello che viene definito dallo standard un galoppo impetuoso. Lo vediamo infatti dalle orecchie piatte, dalla sua canna nasale tendente verso l'alto, dal profondo torace e i reni allungati e robusti, la coda sottile e asciutta, gli arti potenti e ben sviluppati. La sua andatura ci parla anche della sua storia, infatti la storia del pointer è una storia che ci racconta di brughiere inglesi e scozzesi, spazi sconfinati dove il pointer cercava e fermava le grouse. Quello che oggi vediamo e di cui possiamo senz'altro godere è un cane dalla ferma particolarmente espressiva, una ferma statuaria, che viene svolta molto spesso di scatto durante il suo galoppo, oppure in seguito a delle guidate sempre con il naso al vento, alla ricerca di quell'usta imperdibile con il selvatico. Alla velocità, alla ferma solida che contraddistinguono il pointer, oggi si deve aggiungere anche un riporto che è paragonabile in moltissimi soggetti a quello dei cani continentali, peculiarità che non apparteneva ai cani del passato, che erano appunto cani nati per la cerca e la ferma del selvatico. Anche il consenso nel pointer è naturale e molto spesso più spiccato rispetto ad altre razze da ferma. Il pointer è un cane particolarmente predisposto alla collaborazione con il proprio conduttore, se solo si entra in sintonia con il suo carattere e la sua indole che, al contrario di come potrebbe sembrare vedendolo nei terreni di caccia con il suo aspetto fiero, è invece un'indole estremamente riservata, timida, che nasconde però un carattere estremamente dolce e una predisposizione all'addestramento molto spiccata già in giovane età.